lavoro si muove su tre fronti, che è la fotografia, l'installazione e la videoinstallazione. In tutti questi strumenti che utilizzo, l'attrazione è verso la luce o la sua assenza. Una manifestazione della luce, c'è sempre una perdita nella luce, una perdita di fisicità, anche perché la luce ti mostra, ma ti trasforma anche le cose. Subisco il primo fascino verso la percezione che ho della luce, no? La percezione che ho del colore, della luce, della trasformazione, di come la luce si muove. L'altra parte del lavoro, che è il lavoro che invece si muove nell'oscurità, c'è proprio una presa di coscienza della posizione che una persona occupa, perché di norma il soggetto nel buio lo si riesce a vedere perché ci rendiamo disponibili a vederlo, ovvero aspettiamo che l'occhio si abitui, tendiamo ad essere un unico senso, raccogliamo tutti i nostri sensi, l'attenzione. In quel caso lì non c'è una perdita, ma c'è una consapevolezza di sé proprio a livello fisico. E dunque nella notte questo si accentua ancora di più, e poi si crea una Stimmung, questo termine tedesco in cui uno è in empatia con ciò che lo circonda, quindi uno ha percezione di sé, perché si rende conto anche di quello che è di fronte. Quindi se c'è nella luce c'è una perdita di individualità, una perdita di fisicità, una perdita verso il tutto, l'idea di fondersi con il tutto, nella notte per me invece c'è una presa di coscienza della propria individualità. A me veramente affascina questo discorso perché c'è una parte fisiologica proprio, però questo poi si ritrova anche in una condizione assolutamente di pensiero. Se prima era un'intuizione, quando poi ti riscontri da un punto di vista tecnico, o comunque sia da un punto di vista fisico, prendi atto che è una realtà questa, cioè questa differenza che c'è, questa trasformazione che c'è. Ho delle persone che mi chiedono se faccio post-produzione sui miei lavori. Ecco, e questo ti fa capire quanto io non faccio assolutamente post-produzione, io fotografo o registro ciò che ho vissuto, ed è quella cosa lì che mi tocca. Se c'è una mia fotografia nella camera verde, spesso mi chiedono se ho aggiunto verde, in realtà è una luce gialla d'estate, una luce calda d'estate che entra in una camera totalmente verde, arredata solo con verde. È ovvio che la luce gialla, toccando il verde, crei un grande riverbero di luce. Ecco, per me quello è un lavoro molto importante perché spiega e denuncia in un certo punto tutto questo. E Under My Skin fa proprio riferimento a questo perché mostra un tramonto, cioè il soggetto è un tramonto. La ripresa inquadra esclusivamente due pareti del mio studio, dove tutte le sere si ripete l'evento del tramonto. In realtà una finestra, la luce filtra da una finestra e la proietta sulla parete, e la stanza, ad essere bianca, si trasforma piano piano in giallo, poi va verso l'arancione, poi entra il blu, quindi si va verso il viola, poi sempre più blu perché tende ad andare via il giallo, sempre più blu finché cala la notte, quindi il buio. Quindi ciò che si vede è un angolo di una stanza con questa luce che scorre sopra, in effetti il soggetto è il tramonto. Sono 5 ore contratte in 1 minuto e 20. La parte fotografica è sempre il culmine di un'esperienza. È un po' come il diapason che suona, no? Il momento più alto del diapason, quella vibrazione lì che si mantiene tesa nel tempo. Il video per me invece dalla possibilità, visto che i miei video non sono mai narrativi, il video ha invece un'esperienza, cioè c'è un momento di calma, un momento di tensione che va via aumentando e poi c'è il culmine, poi una fine che arriva. La possibilità che mi dà il video è proprio quella di poter vivere un'esperienza. In realtà vivo anche le fotografie quando sono semplicemente bidimensionali, anche perché lavoro spesso a dimensione naturale, quindi c'è sempre una componente quasi scultorea, quasi di oggetto. Che quando colloco un'immagine in uno spazio, io lo vivo sempre come installazione, quindi da lì alla video installazione, all'installazione vera e propria quando installo degli oggetti, poi c'è sempre una forte relazione con lo spazio. A me quello che affascina essere un artista è, oltre a incontrare delle persone speciali, perché in questo mondo di solito ci sono sempre persone abbastanza speciali,
partendo dai collezionisti, ai galleristi, i collezionisti sono sempre abbastanza incredibili e speciali. Un'altra cosa è proprio l'idea di essere un modo di rappresentare il mondo, un modo di essere il mondo. Per me ognuno è un mondo a sé stante, no? Una possibilità di essere il mondo. E dunque nell'arte il fatto di poterlo mostrare, di poter vedere anche altri artisti che ti mostrano un modo di essere il mondo è una delle cose più belle che ci sia, perché vedi, diciamo, una realtà condivisa che però è assolutamente speciale a seconda della persona. Una cosa che detesto invece nell'arte è proprio questa idea del mainstream, della moda nell'arte, no? Certi filoni, o le scuole. Una sorta di anche l'accademia, no? Questi modelli che si replicano. Allora lì c'è per me c'è una mancanza di individualità. Per leggere il presente è ovvio che devi avere coscienza di che materiale sei composto, della propria mitologia, della mitologia di ciò che ti circonda, cioè devi avere coscienza del materiale che ti costituisce, no? La propria storia, la storia collettiva, e quello è innegabile. Però a un certo punto te prendi coscienza di ciò che ti costituisce, o almeno cerchi di prendere coscienza di ciò che ti costituisce, e da lì credo che uno debba vivere, cercare di vivere e dare delle risposte nel presente. Non mi concentro mai in un determinato settore, cioè raccolgo da ovunque, a 360 gradi, poi mi concentro in una direzione. Quindi veramente ora non so, sto leggendo delle cose di astrologia, poi sto leggendo Jared Diamond, L'evoluzione della specie, poi le cronache del mare, cronache dei naufragi, più sulla condizione umana, sull'idea dell'isola, dell'idea dell'essere soli nel mondo, ma poi penso anche che i pianeti sono una sorta di isole nell'universo. Però mi piace anche pensare all'idea dello stardust, no? All'idea dello shintoismo, all'idea che il sacro è ovunque, c'è cioè anche l'idea siamo polvere, no? Ritorneremo polvere. Quindi questa trasformazione continua di materia che non si trasforma in maniera costante, quindi l'idea di essere stato una stella, di essere stato, è molto affascinante e rincuorante. Di essere nella luce.